In una città in profonda crisi, una supercar è in cattive acque. Quando l'industria automobilistica di Detroit crolla, l'ultima vera muscle car della città dei motori viene fatta fuori. Quelli erano giorni bui, l'economia peggiorava e siamo rimasti senza più Viper. Ma nella più profonda disperazione in piena bancarotta, un ex progettista prende un'impegnativa decisione. La casa produttrice era finita in bancarotta e la prospettiva era non produrre altre Viper. La crisi del 2008 ha colpito i costruttori automobilistici di tutto il mondo, spingendo la Chrysler a dichiarare bancarotta, compreso il marchio Dodge, che produceva la Viper. La Chrysler era in crisi, l'economia andava male. I produttori di auto annaspavano, la liquidità era esaurita, si parlava di bancarotta. In quel periodo di crisi vivevo a Detroit e si respirava un'aria terribile. Il malumore aumentò quando la Chrysler fece fuori la Viper. Immagino che la Chrysler abbia eliminato la Viper perché se ne vendevano poche. Questa era la dura realtà. Si attraversava un brutto momento, c'erano ben altre priorità. Ralph Gills, un ex capo designer, si è lanciato nel ruolo di amministratore delegato della SRT, del marchio Dodge. Abbiamo aperto nuovi impianti, rinnovato la vettura, volevamo dare lustro alla nostra casa e lanciarci verso il futuro. Se c'è una persona del settore auto che gli addetti alle pubbliche relazioni non vorrebbero mai davanti alle telecamere, è Ralph Gills. Si presenta bene, ma parla come uno scaricatore di porto. Con il compito di risollevare le sorti di un'azienda sotto assedio, Ralph decide che la cura migliore è sognare in grande. Una grande supercar. Durante il periodo più buio ci siamo assegnati un compito. Chiedere a un gran numero di designer come sarebbe potuta essere la nuova Viper. Almeno potevano fantasticare, guardare oltre la bancarotta. Si può pensare a un lavoro più avvincente di questo? Hanno realizzato bellissimi bozzetti. È stato entusiasmante. Tanto entusiasmante che Ralph Gills è costretto a fare qualcosa di finanziariamente irrazionale. Anche se emotivamente piacevole. Dare il via libera a un progetto segreto, con l'obiettivo di riportare in vita la Viper. C'era una stanza sul retro, chiusa a chiave. I progettisti ci entravano di nascosto per lavorare all'idea della Viper, perché il progetto non era stato approvato. Ricordo che la prima volta Ralph mi ha chiamato dicendo che voleva realizzare un progetto, ma in segreto. Non c'era il permesso di nessuno. Si sono spinti fino a costruire un vero prototipo a grandezza reale. Tutto sotto la direzione di Ralph Gills, senza che i capi ne sapessero niente. Gills è stato un vero genio nel dire ai suoi ragazzi: divertiamoci un po' e vediamo che succede. Ma come in tutte le spy story, prima di avviare un progetto segreto, serve avere un nome in codice. Quando ci incontravamo, dicevamo: voliamo a bassa quota, così nessuno ci vede. E Dick ebbe l'idea di chiamarlo F-117. Che è un aereo invisibile. Un progetto invisibile per un'auto molto rumorosa. La chiamavamo la sala operativa. Pensavamo a come volevamo la nuova auto e a cosa non ci piaceva della vecchia. All'inizio la Viper non viaggiava sui canali aziendali ufficiali. In tipica tendenza Viper, il primo elemento da considerare è la velocità. Volevamo ridurre la resistenza aerodinamica così da raggiungere almeno i 320 km orari. Raggiungere la velocità di circa 320 km orari renderebbe il progetto F-117 la Viper più performante mai realizzata. Ma per farlo, la sua forma classica deve essere completamente rivista. Seguivamo quello che ci suggeriva la galleria del vento. Per raggiungere l'obiettivo della velocità, abbiamo dovuto cambiare la forma della parte anteriore. Alla muscle car si aggiunge qualche altro muscolo. Era come se la stessimo tonificando. C'è molto in questa vettura che richiama alla memoria un'altra epoca. È un'auto leggera, semplice, lineare. Il nuovo amministratore delegato Gills vorrebbe un aspetto più aggressivo. È pronta a mostrare i muscoli. Quando osservi una Viper puoi vedere tutta la tensione. È un'auto epica. Per ridurre il peso, la carrozzeria sarà in fibra di carbonio, come gli aerei. Il materiale perfetto per chi ha preso il nome da un velivolo da combattimento. Ma la nuova carrozzeria fatta con questo materiale non basta per superare i 320 km all'ora. Alla squadra sotto copertura serve anche più potenza. Molta più potenza. Quando vuoi raggiungere certe velocità in campo automobilistico, occorre generare moltissima potenza. Per
realizzare un posto bruciatore migliore, Ralph si rivolge al veterano dei motori Viper. Negli ultimi 20 anni, Dick Winkles è riuscito a ottenere sempre più potenza dai motori V10. Ralph ci ha voluto sfidare sulla potenza. Dick e i suoi riescono a tirar fuori altri 40 cavalli di potenza dal motore, riducendo anche il peso di quasi 12 kg. Nessuno ha un motore così esagerato. 8,4 litri e 8.390 centimetri cubi. Nel mondo delle supercar, il rapporto potenza-peso è tutto. Più potenza e meno peso si traducono in una sola cosa: maggiore accelerazione. Quest'automobile è solo un motore collegato a una trasmissione alle ruote più due sedili e airbag. Con questi presupposti, la Viper di quinta generazione potrebbe sembrare un'auto da qualche milione di euro. E invece costa un decimo. Ma l'alta prestazione da sola non è abbastanza nell'esclusivo mondo delle supercar. Se pensi alla Viper originale, si è investito tutto in potenza, in velocità e in sofisticato lavoro di ingegneria. Oggi questo non basta. In 18 anni, in media, sono state prodotte 1500 Viper all'anno. Per l'auto di quinta generazione, ci si aspetta di arrivare a 2500 unità. Abbiamo sempre prodotto in piccole quantità. L'anno migliore sono uscite 3000 Viper. Per avere più successo, la nuova vettura deve conquistare un pubblico più ampio. La sfida più grande che affronta la Viper è cercare di far colpo su coloro che utilizzano già le supercar tradizionali. Bisogna andare incontro a due diversi tipi di clientela. Chi una Viper ce l'ha già e chi non si è mai interessato alla Viper in vita sua. Abbiamo intervistato chi possiede auto concorrenti e chi vive benissimo senza una Viper. Perdere i clienti fidelizzati e non attrarne di nuovi rappresenterebbe un vero pericolo. La Viper è percepita come un'auto sportiva molto aggressiva. Quello che fa di una Viper, è l'aspetto rude. È sempre stato il suo fascino. C'era un gran motore, il cambio manuale, la trazione posteriore e toccava a te far funzionare il tutto. Per anni, la potenza delle ruote posteriori è stata un punto di forza. Allora non c'erano finestrini né aria condizionata. Era singolare avere un'auto del genere. È questo che piace della Viper. Il settore delle supercar odierne è diverso. I clienti si sono evoluti. Vogliono più tecnologia, più comodità e maggiori prestazioni. Per farcela, la squadra della Viper deve fare acrobazie. Volevamo ringiovanire l'auto, ma senza perdere la linea tipica della Viper. Questa macchina deve mantenere il suo carattere. Dovevamo portare la vettura a un altro livello in quanto a finitura, qualità, materiali, interni. Resterete dei duri? O vi spingerete in qualcosa di innovativo? Ci sono degli accessori nuovi, ma l'anima dell'automobile non è andata perduta. Il risultato è la presentazione del progetto F-117. Abbiamo sviluppato uno dei bozzetti migliori. C'era la nuova vettura e tutta la direzione intorno. La squadra di ingegneri e progettisti è in attesa che si decida sul futuro della Viper. Eravamo con una piccola rappresentanza del consiglio e Ralph Gilles fece un appello appassionato per promuovere l'auto, ma non fu sufficiente. È una di quelle vetture che, se non la osservi con attenzione, non capisci quanto sia speciale. Quando l'abbiamo svelata, la reazione è stata davvero incredibile. Uno sguardo che dà nuova vita alla Viper. Per loro è stata una sorpresa assoluta. La guardavano e dicevano: dobbiamo realizzarla, è un tale capolavoro. Abbiamo pianto. Dopo tanto lavoro non potevamo farne a meno, ma abbiamo anche festeggiato. Ecco il risultato del progetto segreto, ma una triste realtà rimane. Come può una casa automobilistica atterrata da dissesti finanziari in una città devastata dalla crisi economica ricreare un'icona delle supercar dopo che è stata data per morta? È l'alba nella città dei motori. Un posto che ha vissuto tempi bui, ma si sta riprendendo. Alla squadra della Viper si deve questa rinascita. Hanno appena dato il via alla resurrezione di un'icona. Ma prima devono ricostruire tutto quello che serve.
a partire dalla base. Il gruppo a quel tempo era molto ristretto. Le persone che lavoravano alla Viper si contavano sulle dita di una mano. Ne servivano almeno 10 volte tanto solo per cominciare. Hanno riportato in vita l'impianto di Conner Avenue Assembly. È l'ultima fabbrica automobilistica all'interno della città di Detroit. Avremmo potuto spostarci in un altro impianto, ma abbiamo deciso di restare qui perché pensiamo che sia un pezzo di storia. Siamo fieri che la Viper sia l'unica supercar costruita a Detroit. È stato a lungo il centro dell'industria automobilistica statunitense e quest'auto è un ritorno alle vecchie muscle car americane. Ha un grande significato che sia prodotta a Detroit. Nel 2009, quando è cessata la produzione della Viper, l'impianto ha cominciato ad andare in rovina. Ci è voluto un anno per sistemarlo prima di lavorarci. Abbiamo fatto rientrare il personale al completo 8 mesi prima e rimesso a nuovo tutto l'impianto. Ho dovuto cacciar via tassi e piccioni prima di poter far rientrare il personale qui dentro. Per produrre l'automobile, la squadra deve mettere a punto il progetto. Quando si ottiene l'approvazione, non c'è la risposta a tutte le domande. C'è ancora lavoro di progettazione, ingegneria e tanti problemi da risolvere. Con l'azienda che deve ancora riprendersi dalla bancarotta, il budget è ridotto. Va sfruttato al meglio il poco denaro e il poco tempo che abbiamo per realizzare un'auto che sia davvero qualcosa di speciale. Il conto alla rovescia è iniziato. La vettura è composta da più di 3.700 pezzi. I più importanti sono quelli che si toccano. La Viper è impermeabile alle mode. Resterà per sempre una Viper e su questo non c'è da discutere. È un punto fermo per la società e anche se la società cambia, la Viper di sicuro non cambia. Si comincia reinventando gli interni. Quando si è parlato nuovamente di Viper, non si pensava agli interni. Ma la verità è che negli ultimi 20 anni, in tutto il mondo, il mercato delle supercar è cambiato molto. Il designer Tome Jovanovski è colui che ha il compito di modernizzare gli interni della Viper. Si tratta di una vettura icona. Sapendo questo, ridisegnare un'icona è sempre una grande sfida. Viene data importanza a un elemento, la pelle. Se ne usa a profusione. Volevamo rivoluzionare gli interni, ma lasciare in qualche modo un ricordo della vecchia versione. Il 90% dei nuovi interni è ricoperto di pelle. Si può personalizzare. Il proprietario può renderla unica quanto vuole. Potendo personalizzare anche gli esterni, i clienti possono scegliere tra più di 300.000 combinazioni. Con solo 26.000 Viper prodotte, è molto probabile riuscire ad avere un'auto unica nel suo genere. Volevamo che con la nuova versione ognuno potesse avere un'auto personalizzata. Essendo riprogettata da cima a fondo, si può anche dotarla della tecnologia più avanzata. Servono 30 sistemi computerizzati, 5 milioni e 800.000 righe di codice e più di 1,5 chilometri di cavo per alimentare l'elettronica della Viper. Una delle cose belle della Viper è la semplicità. Ha un aspetto intramontabile. Abbiamo utilizzato la tecnologia, ma dando un tocco quasi analogico. Dopo anni in cui si era sfuggiti alle tecnologie, nella rinata Viper è stato inserito uno schermo di 21 cm con le informazioni per la guida. Sembra tutto molto essenziale, ma la squadra della Viper ha dato il suo meglio nel cruscotto. Quando si raggiunge un alto numero di giri, si illumina una testa di serpente. Volevamo realizzare una vettura che non invecchiasse neanche dopo 10-20 anni. Se migliorare gli interni è un'operazione facile, trasformare la carrozzeria dell'auto è un compito molto più arduo. Gli ingegneri la rendono più performante, apportando minimi cambiamenti dentro una galleria del vento segreta. Nella struttura di 2 piani c'è un ventilatore potentissimo che li aiuta a trovare la forma aerodinamica perfetta. Queste linee morbide e sexy sono tipicamente americane. Crearle in una galleria del vento è stato più facile. Mi piace la linea che le hanno dato i tecnici della SRT. È sensuale, ma tiene l'auto ancorata a terra alle alte velocità. Nelle gallerie del vento si vede come fluisce l'aria attorno al veicolo. Ma
ma anche come passa all'interno. Tutte le prese d'aria e gli sfiati che si vedono nella Viper sono funzionali. La forma è stata decisa nella galleria del vento in modo che siano pratici, oltre che belli. Tutte le prese d'aria in effetti funzionano. Hanno sfruttato il know-how aerodinamico per tenere ancorata a terra un'auto che va a 330 all'ora. Innovazione, aerodinamica e un elevato rapporto peso-potenza consentono alla Viper di raggiungere prestazioni sbalorditive. Ma non tutti potrebbero raggiungere quei traguardi in sicurezza senza un aiuto. Era importante introdurre l'attuale controllo della stabilità, in modo da permettere anche a chi si avvicina per la prima volta alle prestazioni estreme di una Viper di farlo gradualmente, provarla e dire: però non mi ucciderò con quest'auto, è divertente. Il controllo di stabilità assiste il guidatore, così che possa spingersi ai limiti in sicurezza. Il controllo di stabilità è un computer che gestisce il comportamento della macchina. Sorveglia le ruote e, se guidando la vettura sbanda, può frenare ogni singola ruota riportando l'automobile in traiettoria. Quando nel 1992 è stata prodotta la prima Viper, il solo pensare a un controllo elettronico di guida andava contro l'idea che c'era dietro. Oggi è obbligatorio per legge. Per poter essere venduta, una Viper moderna deve esserne dotata. La soluzione trovata è tanto ribelle quanto semplice. Si può decidere quando attivarlo e quando disinserirlo totalmente. I piloti possono scegliere che tipo di Viper gradiscono guidare. Aggressiva. O raffinata. Puoi disattivarlo e, se ti piace, divertirti a fare tutte le derapate che vuoi. Per alcune prestazioni di livello ci vuole il computer. Per altre c'è bisogno di meno tecnologia. Il rinforzo a croce, che adesso è diventato un simbolo della nuova auto, viene dalle corse. Il rinforzo a croce aumenta la rigidità della carrozzeria del 50%, migliorando sospensioni e manovrabilità. L'auto deve essere stabile e solida, come se fosse una vettura da corsa. Ma tutto quello che funziona su una pista non significa niente se l'auto non è sensuale. L'auto è cambiata, ma la trasformazione non si vede facilmente. Si è trasformata diventando più potente, si guida meglio, è più maneggevole, ha freni migliori. Hanno migliorato tutto questo, ma resta comunque una Viper, e la Viper è una cosa a sé. Quando è il momento di una verniciatura di alto livello, la Viper utilizza una fabbrica come non ce ne sono altre al mondo. Ci serviva un impianto perfetto, che fosse del tutto aperto, si adattasse alle attrezzature che volevamo e avesse spazio per il personale, perché è il personale a fare una verniciatura di successo. In una città distrutta dalla crisi economica, l'impianto perfetto era nell'ultimo posto che ci si aspetterebbe. Un vecchio supermercato. Abbiamo trovato un discount dismesso. Uno spazio di 20.000 metri quadrati può ospitare 115 artigiani che preparano e verniciano fino a 6 Viper al giorno. Quando abbiamo lanciato la Viper c'era un solo colore, il rosso. Oggi arriviamo fino a 9, anche 10 in certi momenti. Sono pochissime le auto che, pur verniciate in tutti i colori, anche strani, risultano belle. La Viper è una di queste. Ci vogliono 150 ore per verniciare una sola vettura. La verniciatura della Viper è tra le migliori al mondo. Grazie al personale che abbiamo si ottengono questi colori e queste rifiniture. Abbiamo con noi dei veri e propri maestri di verniciatura che personalizzano auto, fanno prototipi, partecipano a mostre. Gente molto motivata che ha talento e maestria, cura per il dettaglio, cose che non si possono avere con l'automazione. L'idea è di avere una qualità come quella delle auto da esposizione, multistrato, vernice a specchio. Direi che oggi nessun altro ha la stessa qualità di verniciatura. Una volta che la carrozzeria è verniciata, è pronta per andare all'impianto Conner Avenue Assembly. Una fabbrica che una volta era data per morta, ma così come la Viper, adesso è risorta dalle ceneri del dissesto economico.
Abbiamo investito più di 12 milioni di dollari per ristrutturarlo. È incredibile. I 1600 metri quadrati sono stati sistemati dagli stessi operai, che ora sono alla linea di montaggio. Nella ristrutturazione, ogni stazione è stata personalizzata in quanto a comodità ed efficienza. Per loro è stato entusiasmante, come sistemare casa prima di entrarci. L'impianto di Conner Avenue Assembly è tornato in funzione. Il team della Viper spera di aver progettato un'auto di punta, ma non si può sapere fin quando non si passa a produrla. L'impianto di Conner Avenue Assembly a Detroit, Michigan, è appena tornato a vivere. E con lui anche la Viper. Un piccolo team della divisione SRT ha lavorato instancabilmente per progettare e riportare in vita questo simbolo americano. I dipendenti sono entusiasti di questa automobile e di questa fabbrica. Tutto il personale è fantastico, come stare in famiglia. È tutta la loro vita. Sono stati sempre lì, per oltre 20 anni. Si comincia partendo dal cuore pulsante della vettura. Il motore. È un'evoluzione del motore, si è trasformato nel corso degli anni. Il Mammut V10 ha ruggito nei suoi 20 anni di vita. Se nel 1991 mi avessero detto che da quel motore da 400 cavalli di potenza un giorno ne avremmo ottenuti 640, gli avrei detto, sei pazzo. L'impianto di Conner Avenue Assembly è l'unico della Chrysler negli Stati Uniti che costruisce ancora i suoi motori. Lavorano secondo i principi delle auto sportive, tutti su un motore. Avvitano i bulloni e sono responsabili di quel motore specifico. È un caso unico nel settore dell'auto. Il motore V10 è un punto fermo della Viper. Non è un congegno complicato, ma è la potenza che riesce a produrre che è magnifica. Quella potenza prende vita quando il gigantesco blocco motore viene immesso nella linea di montaggio. Si monta l'enorme albero motore. La rotazione gli viene trasmessa dai pistoni. I 10 pistoni sono realizzati direttamente lì. E poi montati a mano. Altri operai collegano la coppa dell'olio a un enorme volano di alluminio. Il primo di questo tipo in un prodotto Chrysler. I volani in alluminio, che sono usati da anni dall'industria delle auto sportive, sono un modo per alleggerire il peso e garantire un'accelerazione maggiore. E infine, la testata. Mentre si continua a costruire il motore, il telaio della Viper viene preparato per l'assemblaggio. Si comincia da una stazione automatizzata all'avanguardia, chiamata processo di rete punti. Una volta nel processo di rete punti, il telaio viene misurato, così da apportare tutte le modifiche necessarie per poterlo utilizzare. Quando abbiamo installato dei robot meccanici, tutti si chiedevano, che roba è? Non li avevano mai visti. Ma a parte questo, tutto il resto viene ancora fatto a mano. Questi robot praticano fuori con una precisione che arriva a un decimo di millimetro, che è meno di un ottavo dello spessore di una carta di credito. Adesso il telaio inizia il suo viaggio lungo la linea di montaggio, dove 30 stazioni lo trasformeranno in un'auto completa. Quando il telaio entra nella linea di montaggio, viene messo il differenziale e molti di quei pezzi che sarebbe difficile montare dopo.
come cablaggi, serbatoio e tubi, freni. I pezzi più piccoli sono montati con precisione per far spazio al motore da 8,4 litri e all'enorme cambio manuale a 6 rapporti. È probabilmente il motore aspirato più grande che esista. È un vero mostro. In genere il motore viene ornato da sotto. Nella Viper invece è calato dall'alto. È una cosa sorprendente da vedere. Ornare un'auto si usava a Detroit per dire che si assemblano motore e trasmissione. Aggiungere motore e trasmissione raddoppia il peso dell'auto a questo stadio. Questo motore è quasi più grande del vano che lo accoglie. È davvero incredibile vedere come possa entrarci. La trasmissione deve sopportare una potenza di 640 cavalli prodotti dal motore da 8,4 litri V10. Quindi una trasmissione delicata con un cambio delicato si romperebbe. Per questo imponente sistema di trasmissione sono montati freni a disco Brembo da 355 mm. E anche ammortizzatori enormi. Questa auto per molti forse è troppo rigida, ma se vi piace correre in pista apprezzerete, perché è una vettura molto frizzante. Si aggiungono le cover personalizzate. E il rinforzo a croce. Per montare le ruote correttamente, si usa uno strumento che non troverete dal vostro gommista. Questa è una delle macchine più originali che ci siano. Un regolatore a contatto che agisce in contemporanea su quattro ruote. Garantisce al veicolo una convergenza da auto da competizione. È il momento degli pneumatici realizzati appositamente. Un po' di carburante, dell'olio e la scatola dell'aria, così l'auto respira. Telaio, motore e trasmissione sono assemblati e l'auto potrebbe andare su strada già così, senza carrozzeria. Di solito il banco prova è alla fine della catena di montaggio, ma non alla Conner Avenue Assembly. La Viper si sgranchirà le ruote per la prima volta, raggiungendo la velocità di 100 km orari. Siamo arrivati al banco prova. È qui che testiamo le caratteristiche meccaniche, i freni, la stabilità. Sarà esaminato ogni singolo aspetto dell'auto. Un breve giretto per l'assemblaggio finale, dove questa Dune Buggy, che oltrepassa i 300 km orari, viene trasformata in una vera automobile. Si comincia con il lavoro manuale, aggiungendo i rivestimenti in pelle. Sedili in pelle italiana. Pelle attorno al freno di stazionamento. Infine, viene posizionata la carrozzeria in fibra di carbonio. Quando si monta la carrozzeria, con quei colori accesi è fantastico, sembra un modellino. Aggiungono il tettuccio. Poi i pannelli. Tutti i pannelli di livello aerospaziale combaciano perfettamente. Se un pannello non si incastra alla perfezione, torna alla stazione 270, dove con un laser ne viene accuratamente controllata la dimensione.
Si fa un controllo manuale. Il processo rallenta. Se tutto va bene, ci vogliono 70 minuti. È l'unica supercar che si produce a Detroit città. È assemblata nel modo più lento possibile. Il tocco finale è il nuovo marchio. È l'ultimo di 3.700 pezzi di cui è composta l'auto. Adesso tutto è stato collaudato. Siamo arrivati alla fine della linea d'assemblaggio. A questo punto l'auto è terminata e da qui andrà al controllo finale. Questi robot si avvicinano per misurare la regolarità e l'ergonomia dell'auto. Il laser traccia una linea, una fotocamera misura l'andamento della linea e a quel punto i dati vengono elaborati per valutare la presenza o meno di qualche irregolarità. Per controllare che sia tenuta stagna, si usano 2.650 litri di acqua. L'equivalente di 8 vasche di un bagno moderno. Finalmente, ogni millimetro è stato esaminato da un uomo. E da una macchina. È l'ultima occasione per gli operai di verificare la perfezione della Viper. Servono circa 5 giorni per produrre una Viper pronta per l'autosalone. La Viper si costruisce come un modellino, ha una velocità incredibile. È una sensazione fantastica quando alla fine vedi l'auto assemblata. Queste vetture non si producono solo per guadagnarci, ma anche per dimostrare chi sei, per dimostrare la tua forza. Il mondo delle auto è sempre stato così. È il lato aggressivo di questo settore. La domanda resta. Dopo tutte queste modifiche e cambiamenti per modernizzarla, l'auto merita ancora il suo nome Viper. Una frizzante giornata di gennaio a Detroit, Michigan, 1989. La Chrysler svela un nuovo prototipo di auto. E quello che ne segue cambierà la vita di Ralph Gilles e della stessa industria automobilistica americana. Tutti dicevano accidenti. Era un successo, non potevi non notarla. E tutti si chiedevano, ma da dove arriva? A fine anni 80 per la Chrysler non era un buon momento. C'era bisogno che i suoi ingegneri ricordassero al mondo che alla Chrysler si progettavano auto. E se ne uscirono con questa. Studiavo progettazione di automobili a Detroit. Andai a un'esposizione nel 1989 e non dimenticherò mai quando vidi la Viper. Sorprese tutti. Nessuno si aspettava niente di simile. Rubò la scena. C'era tantissima gente intorno alla piattaforma, tutti che fissavano quell'auto. Era il prototipo originale della Viper RT10. All'inizio era la RT10, ma non c'è emozione in quelle lettere. Invece Viper ti dà l'idea del morso, una cosa selvaggia, brutale. Ricorda i serpenti. Per la Chrysler è stato un momento fantastico, avere una cosa così alternativa. Era più che altro un esperimento fatto dall'azienda per dire al mondo: «Ehi, abbiamo ancora il nostro carisma», e pensare che non si voleva produrre. Ma la produssero, spinti dagli appassionati di tutto il mondo. Arrivavano lettere, la gente sventolava banconote, furono costretti. Una di quelle lettere era di Graham Henkel. Ero un ingegnere di 24 anni. Tornando a casa, ho preso dalla cassetta della posta la rivista di un'auto e in copertina c'era il bozzetto di questa sexy Viper nera. Si diceva fosse la nuova auto sportiva della Chrysler. Oh mio Dio! E arriviamo oggi, con il team della Viper che spera di ricreare la stessa euforia e resuscitare una delle più prolifiche supercar americane mai prodotte.
Non è solo un'auto sportiva, è la più estrema, la versione più esagerata tra le auto sportive che si possa avere. Quando schiacci l'acceleratore ti sembra di decollare dalla pista. Vedi il mondo che ti sfreccia sotto gli occhi, con quei due buchi sul cofano. Non puoi non sorridere. Gli interni sono più belli della prima serie. Non siamo ancora ai livelli che può avere, per esempio, una Ferrari o auto simili, ma è anche vero che la Viper non ha quei prezzi. A soli 73.000 euro, meno di metà di qualsiasi Ferrari o Lamborghini, la Viper SRT è una delle supercar più a buon mercato. Questa è probabilmente la migliore auto americana sul mercato. Con la trazione posteriore più potente. E sotto il cofano un enorme motore V10 da 8,4 litri. Credetemi, è di sicuro il miglior razzo a cui potrebbe aggrapparsi Willy il Coyote. L'albero motore è grande come la tua gamba. Un'auto imponente prodotta su larga scala. Non c'è proprio niente di più americano. La Viper passa da 0 a 100 km orari in soli 3,3 secondi. Due decimi di secondo in meno della generazione precedente. Con una velocità massima di 320 km all'ora, supera di ben 14 km all'ora il precedente modello. Questa vettura non è fatta per coccolarti. Ti fa mettere la cintura di sicurezza e ci dai giù senza pietà. È questo che la rende diversa dalle altre. È veloce. Molto, molto veloce, grazie al formidabile motore da 640 cavalli che ha sotto il cofano. La Viper è ancora tra le auto più veloci. Questa Viper può battere qualsiasi supercar, ne ha stracciate tante in tutti gli Stati Uniti. La Viper di quinta generazione ha stabilito il record in pista sul famigerato circuito di Laguna Seca in California. Doveva essere la supercar americana. Una supercar americana con il cambio totalmente manuale. Grazie al cielo! Agire sui pedali ti fa essere più veloce in pista, anche se nel traffico è meno comodo. Le muscle car americane dovrebbero avere tutte il cambio manuale, così devi darti da fare. Con la Viper puoi anche romperti la rotula, oppure fracassarti il polso. La vettura di quinta generazione a oggi rappresenta la Viper più moderna e più veloce mai realizzata. La SRT continuerà a lavorare sui sedili e gli interni. Non si ferma certo qui. Non puoi uscire un paio d'ore in una bella giornata del fine settimana e poi rientrare a casa distrutto. È assurdo. Il cofano è di una lunghezza sconcertante, ha proporzioni ridicole. Stretta dietro, lunga davanti, ruote gigantesche. Tutta l'auto è ridicola. Potrebbe guidarla un supereroe. È praticamente una Batmobile. Una supercar per un supereroe, che ha preso spunto dalle auto da corsa di una volta. Quelle che correvano alla 24 ore di Le Mans. Progredendo, la guida è diventata sempre migliore, ma è rimasta comunque una Viper. Una Viper è una cosa a sé. Quando la Viper ha debuttato, nel 1989, nessuno se l'aspettava. Da allora è sopravvissuta agli alti e bassi del mercato dell'auto statunitense.
Nel suo percorso ha contribuito a ridefinire le alte prestazioni del settore automobilistico. Ma in fondo, quest'auto è una macchina molto semplice. La Viper non è tecnologica. Ha uno di quei vecchi motori americani enormi, come una volta. Con trazione posteriore e cambio manuale. È questa la sua bellezza. È questo che la rende americana. La vettura è stata rivista negli anni. Questa è la Viper più rifinita che ci sia, ma è pur sempre una versione roadster. È una vettura che non sarebbe dovuta nascere. Un'auto che è sopravvissuta ad una crisi economica. Ed esiste solamente grazie a un gruppo di zelanti ingegneri e designer che non hanno fatto morire il loro sogno di una supercar segreta. Non sono più tante le automobili prodotte a Detroit città. Quasi tutte le fabbriche sono in periferia. È un vanto poter dire che la loro auto più prestigiosa viene costruita a Detroit, nella città dell'auto. Quando hai la capacità di portare la vettura al limite e capisci quante sono le sue possibilità, è il massimo. È questo che la rende unica. È irresponsabile come un 17enne. Non è cresciuta e probabilmente non cambierà mai. È un bel manufatto senza età. È stato un lungo viaggio arrivare fin qui, ma Ralph Gilles e il suo team di designer, ingegneri e artigiani hanno lottato per riportare in vita un simbolo degli Stati Uniti. In strada ti spaventa da morire, è proprio questo il punto. Vuoi aver paura, vuoi essere euforico, e il segreto è che una volta in pista, in verità è innocua. Non fa niente che tu non voglia fare. Sostituisce un amante, sostituisce una grande abbuffata, sostituisce una colossale sbornia, visto che lei stessa beve come una spugna.